Nuovo direttore generale, ma c'è anche la notizia della conferma del direttore sportivo d'Ercole. Sì, abbiamo questa mattina abbiamo fatto una riunione con il direttore sportivo che è ancora su in sede perché dobbiamo cominciare a lavorare subito, abbiamo avuto la famosa fumata bianca, è stato confermato, abbiamo trovato l'accordo su tutto, ha sposato soprattutto il nostro progetto e condivide quello che stavamo dicendo, che abbiamo già detto precedentemente con il presidente, di creare un teramo solido sia a livello societario sia a livello tecnico sportivo, ma soprattutto cercare di ridare a questa comunità un'identità forte che fino a questo momento, anzi grazie alla società precedente, abbiamo ripreso il cammino, oggi dobbiamo portare avanti noi. Il primo tassello del nuovo organigramma è stato lei, ha parlato nelle scorse ore, ha detto che è stata una grande emozione ricevere questo incarico. Ma sinceramente sì, non nego che mi hanno tremato anche un po' le gambe perché, ripeto, io sono venuto 27 anni fa in questa città e non sono andato più via, ho comprato casa qua, ho una moglie qua, quindi mi sono stabilito qui a Teramo perché mi sono innamorato di questa città e ora era giusto, è arrivato il momento giusto per poter ridare qualcosa di quell'affetto che mi è stato dato in questi anni. Andando avanti insomma nell'organigramma immagino che dopo sarà la volta dell'allenatore Marco Pomante, parlerete anche con lui? Sì, stiamo cercando di accorciare i tempi immediatamente, abbiamo chiesto al direttore sportivo di chiamare Pomante per fare una riunione oggi pomeriggio, quindi avevamo in programma di farla domani, però i tempi sono stretti, dobbiamo cominciare a lavorare sia sotto l'aspetto societario, quello ci penserà il presidente, ma soprattutto io il direttore sportivo dobbiamo cominciare a vedere anche la parte tecnico-sportiva. Siamo leggermente in ritardo, non come l'anno scorso, perché l'anno scorso siamo partiti a settembre, quest'anno siamo leggermente in ritardo, vorremmo bruciare un po' le tappe. Ci sarà spazio anche per la conferma di Pomante dopo quella di D'Ercole? Dobbiamo parlare anche con lui, se lui abbraccerà, ripeto, il progetto che abbiamo in mente, che ha in mente il presidente e la società del Teramo Calcio, ben venga anche Pomante perché è un allenatore che ha vinto un campionato, è un allenatore che ha fatto bene a Teramo e quindi non ci potrebbero essere tutti i presupposti per continuare, è normale che poi se lui ha idee diverse lo scopriremo oggi pomeriggio, ma sono possibilista perché non credo che abbia idee diverse da quelle che abbiamo noi e quelle che ha il direttore sportivo d'Ercole. Che Teramo sarà l'ultima? Che Teramo sarà? Che Teramo sarà nell'idea di Paoluzzi? L'idea nostra è quella che sicuramente noi siamo il Teramo e questo è un mantra che dovremo ripetere costantemente quest'anno, nel senso che dobbiamo partire per il campionato per fare un campionato di vertice e provare a vincere questo campionato. Non ci possiamo nascondere a un dito perché abbiamo un nome e una città da rappresentare. Certo che come ho detto anche ieri nel comunicato stampa che è uscito, dobbiamo creare un Teramo solido a livello societario soprattutto per non creare poi problemi in futuro, solido anche a livello di tecnico sportivo e ricreare quella fidelizzazione delle famiglie e della città di Teramo che noi ci auspichiamo attraverso il settore giovanile, attraverso dei recuperi che dobbiamo fare, anche delle strutture, eccetera, eccetera.